Dopo quasi 12 anni dal terremoto del 6 aprile dell'Aquila, che ha visto pagare agli studenti fuori sede che avevano deciso di disegnare il loro futuro nel capoluogo di regione un prezzo altissimo, è iniziata la causa civile contro la regione Abruzzo e l'azienda per il diritto allo studio universitario, per la posizione di altri 4 studenti sopravvissuti al crollo della casa dello studente. Prima udienza, e a difenderli in prima linea come sempre, c'è l'avvocato Vania Della Vigna, che in tutti questi anni è sempre stata a fianco dei ragazzi. C'è da dire che la regione e la DSU hanno chiamato in causa a loro volta la vecchia proprietà dell'immobile, l'università e il Ministero dell'Istruzione. I ragazzi, per tramite del loro legale, chiedono un risarcimento alla regione proprietaria del bene. Al 6 aprile è la DSU che gestiva. Io ho iniziato per le famiglie dei ragazzi deceduti e anche per tutti i ragazzi sopravvissuti quella notte delle cause civili. Le cause civili soprattutto contro gli enti, oltre contro i tecnici, perché la Regione Abruzzo era l'ente proprietario del bene al momento del fatto del 6 aprile 2009, così come l'ADUSO era l'ente che gestiva e custodiva questo bene. E non c'è stata la tutela degli enti, soprattutto della regione, né prima durante tutte le scosse sismiche, perché non è stato mai in maniera seria effettuato un sopralluogo e quindi tutelato la sicurezza di questi ragazzi, né tantomeno dopo, perché pur avendo già delle cause civili di condanna della regione per i familiari delle vittime, la regione non ha adempiuto al risarcimento al quale è stato condannato e ha proceduto in appello sostenendo che la scossa del 6 aprile 2009 fu una scossa eccezionale che interrompe la responsabilità umana. Questo fatto è stato assolutamente negato da tutte le sentenze dell'Aquila, dalla Cassazione, in tutte le sentenze post crollo, dove si afferma che l'evento sismico delle 3:32 all'Aquila fu un evento normale in una zona sismica come l'Aquila. I 4 ragazzi, Shana Capuzza, Pasquale Gianfelice, Orlando Bruno e Besmir Nazai, hanno dovuto ripercorrere quei momenti tragici davanti al giudice. Anche per me è stato molto doloroso, come lo è ogni volta che riascolto da parte dei sopravvissuti e dei testi oculari gli avvenimenti di quella notte. Ragazzi che hanno visto morire i loro cari e che per fortuna oggi sono qui.